tutti e benvenuti. Allora, come vi ha anticipato Franco, oggi il tema fondamentale sarà la sostenibilità, un tema presentissimo, come avrete visto anche nei giorni scorsi qui al Salone Nautico. Siamo evidentemente felici che anche una rassegna come questa dedicata al rapporto tra uomo e mare abbia sempre più consapevolezza sui temi della sostenibilità. Noi di questo mare dobbiamo prenderci cura ed è bello vedere che anche le aziende, oltre che le persone, hanno capito che bisogna farlo e farlo con gesti concreti. E allora, a proposito di gesti concreti, è proprio di questo che noi vorremmo raccontarvi ed è di questo che parleremo con i nostri ospiti oggi. Allora, il progetto si chiama The Mark of Adventure, è un progetto Yamaha, come vi abbiamo già anticipato, ma la cosa straordinaria è quello che vedremo insieme, è come si è trasformato, come si è evoluto, sempre così, con una maggior considerazione sui temi dell'ambiente, in The Mark of Sustainability, cioè qualcosa che evidentemente ha a che fare con la sostenibilità e il rapporto che vedrete le persone, le imprese hanno con questa parola, a cui, insomma, che oggi è molto diffusa, non sempre piena di significato reale, ma vedrete che invece oggi un significato reale ce l'ha. Prima di entrare nel vivo di questo talk, con noi c'è un ospite che vorrei presentarvi subito per chi non l'avesse ancora riconosciuta, è una iena, è pericolosissimo, è Matteo Viviani. Benvenuto Matteo. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per il pericolosissimo. No, è pericoloso perché gli ho detto di non nascondere le telecamere, invece temo che ce le abbia nascoste. Voi state attenti tutti, perché non è vero, giuro, stavolta no. È l'eccezione che conferma la regola. Giusto, giusto. Allora, Matteo, intanto tu non più tardi di questa mattina hai dato il benvenuto proprio, no, a questo giro straordinario della Sardegna, di cui poi vi racconteremo a breve, e che ha a che fare con il rapporto tra uomo e mare. Qual è il tuo rapporto intanto con la sostenibilità, visto che tu sei qui, ci metti la faccia, sei parte un po' di questo progetto? Ma guarda, io di solito sono abituato a farmi domande. Nel senso che la prima cosa che mi sono chiesto è realmente non che cosa si intende, ma che cosa bisogna imparare a intendere riguardo alla sostenibilità. Tutti noi siamo abituati a pensare sostenibilità come un ok, quindi mi comporto bene, faccio la raccolta differenziata. Bene, la plastica la butto con la plastica, la carta con la carta. Nella realtà forse è il caso di esplodere un attimino questo concetto, perché a mio avviso quando si parla di sostenibilità si parla di tante cose, si parla di una postura mentale, di una forma mentis, cioè accoglienza è sostenibilità, educazione fisica è civica è sostenibilità, la maniera con cui si guarda le cose, che forse dovrebbe essere meno individualista rispetto a quanto siamo un po' tutti abituati, perché questa è la nostra formazione, che chi se ne voglia, proveniamo tutti da lì. È che ci troviamo in un momento di trasformazione che tutti in primis dobbiamo ben intendere per riuscire a fare come si deve. Quindi io non lo restringerei unicamente al mare, alla terra e a ciò a cui siamo abituati, no? Come luogo di esplosione dell'ecosostenibilità. Lo riporterei a un livello mentale a cui purtroppo siamo tutti poco avvezzi. Ma quindi, per venire giusto sliding door, per capovolgere il ruolo una volta ogni tanto, ma Matteo Viviani, che piccoli gesti di Matteo Viviani quali sono? Ce li abbiamo? Ma probabilmente più banali, nel senso che fino a che fumavo la plastichina del pacchetto delle sigarette io tendevo a metterla nella plastica, ma non tanto per quel piccolo pezzetto di plastica, quanto per abituarmi, e ritorno a quello che dicevo prima, quel range mentale, perché fondamentalmente sarà capitato a tutti, no? Di andare in vacanza o da qualche parte dove ancora non si fa la raccolta differenziata, parlo anche di altri paesi. Ecco, se racconti come fai tu giornalmente, ti guardano come se tu fossi un coglione, cioè da serie, ma veramente tu ti fai la paranoia di togliere la plastica dalla confezione di carta per metterla, sei fuori, io cose più importanti, quindi è un'abitudine, perché prima che proibissero di fumare nei locali, di fumare al ristorante o in aereo, era impensabile che ci venisse proibito, nessuno lo avrebbe mai accettato. Allora, voglio dire, vado al ristorante, pago il conto, ci manca che dopo il caffè non mi posso fumare una sigaretta, ma che cavolo vuoi, se ti dà fastidio allontanati.
perché si ritorna lì, se proveniamo tutti da una cultura estremamente individualista, che corre parallela all'egoismo della società in cui viviamo, no? Quindi una volta che ognuno di noi si abitua a questo processo mentale, non c'è bisogno di fare attenzione alla plastica del famoso pacchetto di sigarette, perché tutto verrà spontaneo. Questo è, ed è un po' quello che tento di insegnare ai miei figli. Quindi se ho tutta una serie di piccoli gesti quotidiani che a volte sembrano folli, perché io dal cartone del latte, non so se avete visto, ma tante confezioni di latte hanno il cosino di plastichina e poi c'è scritto rispetta l'ambiente, e tu dici ma perché mi fai il coso di plastica, fammelo in modo che si può staccare. Allora io prendo il coltello e lo seghetto intorno, però quello è importante, perché mia figlia mi dice papà cosa è che stai facendo, e io le racconto cosa sto facendo in quel momento, e in quel piccolo gesto c'è un grande insegnamento. Cazzo, ho detto una frase che una costruzione di discorso ci stava, peraltro. No, c'hai commosso. Io sono no, commosso. Però in realtà è veramente così. È veramente così. Matteo, questa vicenda della sostenibilità mi sembra che ti abbia preso così tanto da diventare anche, insomma, come dire, attendere qualcosa di più nella tua vita lavorativa. Sì, lavorativamente parlando, io più volte mi sono occupato di pezzi che riguardassero in un certo qual modo il mondo della sostenibilità. Banalmente avevo fatto un pezzo in inverno perché avevo notato che tutti i negozi delle grandi città, compreso Milano, insomma la città in cui vivo io, tipo Buenos Aires, c'hanno tutti il riscaldamento a palla e le vetrine aperte, le porte aperte. Dici scusa, ma perché? E poi vai a parlare e ti dicono vabbè, è normale, perché se tu lasci la porta chiusa entrano meno persone. Tenere la porta aperta è un invito alle persone per entrare. E tu li guardi e dici, ma secondo me stiamo un po' perdendo la brocca, perché innanzitutto è una scelta che non sta né in cielo né in terra, ma poi se tutti chiudessero la porta, tutti i negozi, ecco che nessuno prevarrebbe nei confronti degli altri, no? Ripartirebbero tutti esattamente allo stesso piano, quindi qual è il problema, no? Quindi per dire, c'è in me questa molla, c'è sempre stata. Probabilmente perché essendo cresciuto in mezzo a un bosco, ma un bosco vero, io ricordo quando assieme a mia mamma andavamo a prendere, ed è vero, non è una cazzata, i sacchetti della spazzatura che la gente lanciava dalla strada perché non c'aveva voglia di arrivare al paese dove c'erano i bidoni, e io andavo a ricercare i segnali per riuscire a risalire all'indirizzo. E qui la domanda è, ma quindi eri sostenibile o eri un rompipalle già da allora? Probabilmente la seconda, però quella molla lì ti viene. Inoltre, se mi concedi ancora un minuto, e riallacciandomi a ciò che ti ho detto all'inizio di questa chiacchierata, cioè che solitamente mi faccio domande, io tra un anno cambio casa e una delle prime domande che mi sono fatto è, ma posso, cioè è possibile oggi arredare ad esempio un'intera casa mantenendo, seguendo il principio della sostenibilità ma senza rinunciare a niente? Perché questo è un concetto fondamentale, perché a fare i talebani sono bravi tutti. Tu e io lo riempio di bancali, ne metto i due in fila e ho fatto il tavolo. La libreria li metto così, ecco, ho fatto la libreria. Più sostenibile di così si muore. Ma quella è una visione sbagliata, perché le persone non vogliono rinunciare. Le persone sono disposte a cambiare se questo cambiamento non gli costa una rinuncia così grande, così importante. E oggi c'è il modo di seguire quel tipo di direzione senza rinunciare a niente. Ma ormai è radicata la convinzione che se una pera biologica ammuffisce prima di una pera normale, beh, allora vuol dire che il biologico dura meno. Se i sacchettini, quelli compostabili al supermercato, si spaccavano subito, si spaccavano o no? Chi non si è lamentato perché il sacchettino quando si spaccava? È perché quella roba lì dura meno. Quindi il mio obiettivo è quello di far capire che c'è il modo di seguire questo principio senza rinunciare a niente. Hai sentito il cagnolone? Mi sta dando ragione. No, mi sta dando ragione. Se capite il linguaggio, mi sta dando ragione. Non è d'accordo. Quindi per concludere, a ottobre nascerà una rubrica su Green Me, che è un portale green italiano, portato avanti dal sottoscritto, che servirà proprio a raccontare la virtuosità di aziende italiane che riescono oggi a proporre prodotti di questo tipo, ma allo stesso tempo assolutamente ecosostenibili.
Va bene, allora sappi che da oggi ti terremo d'occhio anche in televisione. Ecco, questa è una buona cosa. Bene, questo ci sta. Signori Matteo Viviani delle Iene, grazie. Grazie, grazie. Bene, allora adesso entriamo nel vivo di The Mark of Sustainability e ancora prima presentiamo da dove è nato questo progetto e vediamo insieme qualche scena che ce lo ricorda. Se la regia può mandare il filmato, grazie. Bene, insomma, l'avrete capito, The Mark, grazie. The Mark of Adventure che diventa invece un po' il punto sulla sostenibilità. E Andrea Colombi, buongiorno e benvenuto, country manager di Yamaha Motor. Evidentemente è una vostra iniziativa, l'iniziativa di un'azienda che da molti anni crede concretamente nella sostenibilità. Come è nato questo progetto e poi come si è trasformato oltretutto? Ma questo progetto nasce, diciamo, quasi per caso, quando il nostro amico Simone Zignoli ogni tanto ci propone dei progetti estremi e un po' fuori dalle righe, e noi un po' per nostra natura siamo molto, ci piace molto appoggiarli. Simone anche con Matteo hanno fatto delle avventure molto, molto interessanti nel passato che abbiamo sempre voluto appoggiare. Appunto, dicevo, nasce un pochino quasi per caso, partendo dall'isola di Culuccia. Simone ci ha proposto di fare questo giro della Sardegna alla scoperta dell'ambiente sardo e con l'interazione con alcuni personaggi che ci potessero dare degli spunti su quello che poteva essere l'ecosistema, che è quello un pochino fuori dalle tracce più battute. E quindi ci ha proposto di fare questo viaggio appunto con una moto d'acqua. Gli abbiamo, ovviamente eravamo ben felici di questo progetto, che è stato super interessante anche in termini di contenuti. Dopodiché, una volta arrivato all'isola di Colucci ancora, sulla base appunto di questo viaggio che ha fatto, probabilmente si sono mosse delle sensibilità che andavano nella direzione dell'ecosostenibilità, di quello che poi nei mari si trova regolarmente, bottiglie e quant'altro. E a quel punto, ancora alzando un po' l'asticella, per cui ogni tanto ci mette pure un po' in difficoltà, diciamo che ci ha chiesto di poter fare questa attraversata per giungere a Genova, che peraltro è davvero l'ambiente perfetto per la fine di questa avventura. Allora, questo progetto, appunto, si parla di sostenibilità. Per noi la sostenibilità è, lo diceva Matteo prima in maniera molto corretta, è un approccio. Il tema è del trattare il prossimo con rispetto. È un tema di ecosostenibilità, ma se poi ci facciamo riferimento all'accordo di Parigi, ai 17 punti dell'ONU, solo 4 mi sembra riguardino l'ecosostenibilità. Per il resto si parla di inclusività, si parla di fame del mondo, si parla di... A me piace pensare che si parli di strutturare un modello di business nel mondo tale per cui vincano tutti, tale per cui non c'è uno che guadagni sull'altro per forza, dove la logica del profitto deve un po' rimanere per dare lavoro, per poter reinvestire.
ma dove alla fine davvero c'è un occhio al prossimo, e sono, per questo sono molto contento che in questa occasione siano presenti tutti gli attori della società, le imprese, le banche, le pubbliche amministrazioni che hanno appoggiato questo progetto, perché è un patto questo della sostenibilità, è una modalità di fare business in maniera coesa, coerente, e dove appunto possano un po' vincere tutti. Allora, questo progetto, nell'ottica del nostro environmental plan al 2050, che prevede la diminuzione della CO2 del 90%, si sposa perfettamente. Il nostro piano Yamaha è un'azienda che fa di fatto all'80%, al 90% motori termici, ma il tema non è tanto quello che è stata la nostra storia, che l'altra faccia della medaglia è aver dato la mobilità alle persone, ma è il fatto di porsi degli obiettivi chiari, che prevedano la diminuzione delle emissioni attraverso l'efficientamento dei motori, l'utilizzo di carburanti sintetici e ovviamente tutto quel tema di nuove forme di mobilità, di cui l'elettrico può essere un inizio, ma sicuramente nei prossimi 30 anni avremo degli sviluppi che ancora non è dato conoscere. Grazie Andrea, straordinario, perché hai anche risposto a due domande in una, è perfetto, è il relatore giusto per il moderatore perfetto. Grazie della vostra testimonianza e grazie di aver sottolineato ancora una volta come l'impegno delle aziende debba essere concreto. No, la sostenibilità ha un senso se la riempiamo di gesti, piccoli o grandi, ma di gesti dobbiamo fare davvero qualcosa. E a proposito di chi qualcosa ha fatto, adesso come facciamo? Bisogna mettergli giù. Chi è che riappende il telefono? Buongiorno Marco Boglione, scusi se l'abbiamo disturbata durante una conversazione. Buongiorno a tutti. Allora, leggo, imprenditore, a parte aver fatto quest'ultima follia di aver recuperato, no, un pezzo di terra abbandonato da molti anni in Gallura, di cui poi ci racconterà, torinese, imprenditore, alcuni marchi dell'abbigliamento sportivo, Superga, Kiwe, Sebago, robe di K, mi fermo qui perché sennò sembra persino troppo. Come le è venuta l'idea di trasformare un'isola deserta in un'azienda agrituristica che con la sostenibilità e col recupero del territorio ha molto a che vedere, e naturalmente, scusate, l'isola di cui parliamo, che poi è una penisola, ha molto a che vedere con il progetto, e poi lo vedremo dopo con l'ospite che se ne è occupato in particolare. Prego. Ma guarda, adesso intanto prima di cominciare vorrei dire una roba, che tu hai cominciato dicendo che finalmente anche le aziende si sono accorte del bisogno di sostenibilità dopo che se ne erano accorti i cittadini, diciamo, la gente, giusto? E, no, è importante dire che è esattamente il contrario, cioè le aziende se ne sono accorte molto prima. Io ti dico che come aziende, non solo noi, avevamo da anni la sostenibilità, è evidente che abbiamo un punto di osservazione anche diversa dal singolo cittadino, e il discorso era sempre: non si può fare più di tanto perché poi magari costa un po' di più e comunque il mercato non lo capisce, non lo reperisce. Quindi oggi siamo in una situazione completamente diversa, che a noi fa moltissimo piacere perché finalmente l'hanno capito tutti. E quindi anche le aziende possono in primis investire, come sta facendo Yamaha adesso, per sostenere questa cultura, e l'avevano già incominciato a fare prima, possono, diciamo, investire di più e con più buon cuore, come si suol dire, perché si sa che quello che oggi viene fatto genuinamente in questa linea ha un forte riscontro, avrà anche un forte riscontro di mercato. Quindi questo per dire, non tanto chi ha cominciato prima, chi è più bravo, chi è meno bravo, ma per sottolineare la grande opportunità che c'è oggi, proprio perché è sceso, come diceva Simone, Matteo, Simone è lì,
a livello di cultura è diventata quasi un'abitudine. Una volta tu facevi qualcosa tipo quella della sigaretta e ti guardavano come uno strano. Se tu oggi fai la stessa cosa ti guardano di nuovo come uno strano, quindi è cambiata proprio la cultura. Questo per dire che è una bellissima cosa questa, perché è diventata la sostenibilità. Lasciamo stare chi ha cominciato prima, ma sono sicuro di quello che ho detto, è diventata, tra virgolette, una moda. Allora adesso tutto è possibile, lo si sa, quando c'è la moda, tutti, se facciamo un giro al salone, chiediamo a tutti, ma a tutti, non a un campione, sei d'accordo che dobbiamo essere sostenibili eticamente, ecologicamente, paesaggisticamente, culturalmente, digitalmente, tutto. Non ne troviamo neanche uno che ci dice no. Quindi questa è una grandissima opportunità che secondo me però, perché sia, come dire, exploited, sviluppata al meglio delle possibilità, deve partire da un concetto di bicchiere mezzo pieno e non di bicchiere mezzo vuoto. Che adesso dobbiamo a tutti i costi aggiustare i danni che abbiamo fatto. Non abbiamo fatto nessun danno, lo dico chiarissimamente, stiamo facendo qualcosa che è un miracolo, perché oltre, insomma, tutti fanno con l'inesperienza delle cose che poi si rendono conto che non erano giuste, potevano essere fatte meglio. Questo è il tipico caso, ma va visto con grande positività, perché lasciatemi dire, l'umanità, quindi non è aziende e cittadini, che forse ha fatto degli sbagli, ha il grandissimo pregio, ma proprio tanto, che li sta correggendo, li ha capiti, li ha metabolizzati, li è riuscita in qualche modo, anche grazie a Greta Thunberg, non è che dico di no. Ecco, stavo giusto pensando se fosse qui Greta quando hai detto l'uomo non ha fatto nessun danno. Non ha fatto nessun danno. Non voglio pensare a Greta cosa ti avrebbe risposto. Non so se sono a Greta gli applausi o a me. Non si sa. No, ma non ha fatto nessun danno. Ma guardate, bisogna vedere le cose complessivamente. L'uomo è passato dalla caverna a dove siamo noi, al Salone di Genova, in 5.000 anni. Ed è un continuo progresso. Io nel progresso ci metto anche questa straordinaria capacità della società e dell'essere umano di capire i propri sbagli. Quindi i disastri si fanno quando si fanno gli sbagli consapevolmente o addirittura fatti apposta. Chi sbaglia e se ne accorge subito, e non solo lui, ma la società se ne accorge, come ce ne siamo accorti noi adesso, è da dire chapeau. Quindi non cambia niente con quello che abbiamo detto prima, perché è tutto vero quello che bisogna fare, quello che stiamo facendo, ma io tenderei, nell'interesse di tutti, in primis anche di Greta Thunberg e anche della sostenibilità, a partire dal concetto che è un bicchiere mezzo pieno, perché se no siamo alle solite, abbiamo sbagliato tutto, abbiamo fatto un disastro, bisogna ricominciare da capo, bisogna ricostruire. Io non ci credo tanto. Poi perché ho comprato l'isola? Perché appunto io sono un imprenditore da quando credo sono nato e ho sempre vissuto la dimensione organizzativa dell'azienda e come dicevo prima, sono proprio ormai tanti anni che noi tutti, tanti miei colleghi, tanti miei coetanei, anche di ambienti, di settore diverso, sanno benissimo, sappiamo benissimo cosa succede, le isole della plastica, l'abuso, il non riciclo, le immondizie, c'è di tutto di più e ci stiamo male e in un certo senso sviluppiamo una voglia quasi, diciamo, un po' egoistica, me ne rendo conto, di dire un giorno che non sono più così tanto occupato potrò dedicarmi di più a quello che sento che ce n'è bisogno. Quindi quando è arrivata l'opportunità di comprare questa Culuccia e tutti mi hanno detto sbagli a comprarla, sei un matto, non si può fare niente, è super protetta, non puoi costruire niente, io ho pensato che era più che altro un fatto mio personale di avere un territorio su cui
applicare tutte quelle sensibilità che io da anni avevo e che non avevo modo di riuscire a applicare radicalmente e godere, come invece ho col territorio di Culuccia. E quindi diciamo è un esperimento quasi radical di vedere se è possibile diciamo, non trasformare, lì non si può trasformare niente, ma dare vita a qualcosa che per essere protetto ha dovuto essere abbandonato, perché purtroppo questo è un altro tema della nostra società: per proteggere qualcosa la abbandonano, gli mettono una campana sopra e dice lì non si può far più niente. Però abbandonare non va d'accordo con proteggere, perché se io ti voglio bene non ti abbandono, io ti curo, io ti preservo, io ti conosco, io ti rispetto se ti voglio proteggere. Quindi vedere se nel pieno del rispetto delle regole, delle norme, si può far continuare a vivere qualcosa di meraviglioso sostenibilmente. E bene, questa è la sfida. Grazie, grazie Marco Boglione. Veniamo? Possiamo venire sull'isola noi? Beh, sarai uno degli ultimi a arrivare, perché di qua sono già stati quasi già tutti. Adesso tutti. Non so, non ne riconosco quello. Sì, sì, va senza, si può, si può. Sempre, va, certo. Passerei la parola ad Alberto Merchiori, perché è General Manager di Santander Consumer Bank, per passare a un altro tema legato alla sostenibilità. Intanto voi avete dichiarato, se ricordo bene, di voler raggiungere la neutralità carbonica, che è un tema fondamentale ormai per l'impegno delle aziende nel 2050. Come pensate di arrivarci? Il Banco Santander ha una sua missione a far prosperare le persone, le aziende, in modo sostenibile. Quindi uno dei primi impegni che avevo assunto è di arrivare al 2050 alla neutralità di disponibilità. Mi collego un po' con il tema che Marco stava dicendo. In verità noi credo che siamo la prima generazione che ha raggiunto la consapevolezza di quello che succede. Sono d'accordo con entrambi in momento alla discussione di chi sia contro, ma sicuramente c'è qualcosa da fare. E sicuramente va fatto bene questo documento. E sicuramente le aziende, come quella di Marco, ma soprattutto il settore finanziario, hanno una grande responsabilità, perché possono insieme creare le strategie e generare le liquidità e i soldi che potranno fare. Noi come Banco siamo molto attivi, nel 2019 siamo 130 banche al mondo che hanno firmato i principi per la sostenibilità. Sempre nel 2019 il Collection Commitment to Climate Change, siamo tra i fondatori. Nel 2019 abbiamo vinto il premio globale come la banca più sostenibile al mondo. Santander è la 11ª banca al mondo nel ranking. Nel 2019 abbiamo vinto il premio come banca più banca sostenibile. Quest'anno, proprio adesso, abbiamo firmato l'NZBA, cioè il Net Zero Banking Alliance. E questo è un trattato con cui noi siamo tra i promotori, i firmatari. Vogliamo creare, mentre gli altri trattati ci spingevano a creare sostanzialmente movimenti di sostegno, l'ultimo che ha firmato ci richiede in maniera molto attiva di trovare le risorse per sostenere le aziende in questo cambiamento. Quindi sia come banca, ma anche a livello personale, all'interno del mercato italiano, per le nostre banche e come altro, cerchiamo di muoverci in questa direzione. Questa direzione che ci porta anche come banca, ma anche come generazione che per primi ci siamo, stiamo creando questo sentimento collettivo, no? Vogliamo trasformare un'azione nelle piccole cose che facciamo. Noi abbiamo costruito il nostro building a Torino, recuperando la prima fabbrica di FIA, trasformandola in un edificio a zero emissioni. Il nostro edificio Vittor Premio JBC, siamo quindi è totalmente sostenibile, siamo una delle prime unit al mondo di Santander che ha già raggiunto il 100% di utilizzo di energie totalmente green, dal geotermico per raffrescamento. Siete green di brutto allora? Siamo proprio green di brutto. Bravi, bravi. Ci crediamo, quest'anno
porteremo a zero l'utilizzo delle plastiche non riciclabili o delle plastiche in generale. Lo abbiamo come missione in tutto il mondo come banco, ma in Italia lo stiamo raggiungendo quest'anno. Un'altra delle missioni del banco è di arrivare a zero l'utilizzo di energie non riciclabili o non sostenibili. Noi siamo già a zero da 2-3 anni, ma vogliamo che questo si traduca anche, sono in totale allineamento con loro, in fatti quotidiani. Stiamo migrando, per esempio, piccole cose, ma tutta la nostra flotta la stiamo migrando in vetture ibride elettriche. La migrazione non è facile, le persone non sono tutte contente, ma dobbiamo guidare questo cambiamento. Sì, anche perché, scusate se ti interrompo, è importante sottolineare, a mio avviso, che poi tutti i cambiamenti, quelli veri, devono avvenire passo dopo passo, perché molte volte a monte c'è la pretesa che nel momento in cui si prende una decisione, dal giorno successivo deve cambiare tutto, no? Se non cambia tutto, allora vuol dire che si è sbagliato qualcosa. No, perché un'azione di questo tipo non può neanche però ledere, cioè mandare a gambe all'aria tutta la struttura su cui si fonda oggi ciò che facciamo, giusto? Quindi sì, è proprio così. Il cambiamento, noi stiamo vivendo un cambiamento in questo momento epocale, no? Abbiamo la digitalizzazione che corre veloce, abbiamo il cambiamento dell'automotive, della mobilità, che sta spingendo forte. Si sta creando una sorta di binario ad alta velocità che mette banche, ma soprattutto le aziende, in un momento di grande riflessione. Soprattutto il mondo legato all'automotive è di fronte a un cambiamento drammatico della catena del valore, dai costruttori a chi distribuisce, ma all'utilizzatore finale. Noi vogliamo essere protagonisti anche in tutte le piccole cose, da programmi che abbiamo lanciato tipo Choose, dove chiediamo ai nostri dipendenti in primis del mondo, ma anche a tutti i clienti, di caricare i loro veicoli, di controllare le loro emissioni e di donare l'importo per correggere a zero le proprie emissioni, che è un programma che abbiamo lanciato già quest'anno. Tutte piccole cose che secondo me hanno un andamento, sono tutte dirette a trasformare il nostro senso collettivo in un senso civico, formativo, per tutte le nuove generazioni che dovranno invece vivere e trasformare tutto in azione quello che stiamo cercando di fare. Che è alla base del principio di sostenibilità, cioè fare in modo che le nostre azioni di oggi non confliggano con quello che poi dovrà fare chi verrà dopo. Assolutamente, sono completamente d'accordo. Grazie Alberto del vostro intervento e grazie al sostegno della finanza a chi come imprenditore, come persona privata ha in mente di fare qualcosa per migliorare qualcosa su questo pianeta. C'è un altro aspetto della sostenibilità che ci interessa sempre di più ed è l'economia circolare, un concetto estremamente connesso alla sostenibilità, perché ha a che fare con il materiale che si rigenera, che ritrova una seconda vita, talvolta una terza e una quarta vita, e anche materiali insospettabili, mi verrebbe da dire. Allora leggo sulla vostra home page, intanto diamo benvenuto a Federico Dossena, che è direttore generale di Ecopneus. Leggo: con noi il viaggio di un pneumatico continua anche una volta fuori uso. Si legge sulla vostra home page, no? Per chi ha in mente quelle montagne di pneumatici inutilizzati e pensa che la vita sia finita lì, o peggio, che siano destinati a finire abbandonati sotto il mare, insomma sappiamo che c'è anche questo aspetto. E invece non è così, voi vi occupate proprio di quello, cioè di prendere quelle cose nere con il buco al centro, quasi inutili, e di ridargli una vita molto più che dignitosa. Prego. Sì, grazie. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Effettivamente Ecopneus è un marchio non consumer, per cui forse due parole per inquadrarlo. Noi siamo una società per azioni senza scopo di lucro, di tipo consortile, creata per assolvere agli obblighi del produttore dei pneumatici, che la nostra normativa italiana ha recepito le indicazioni delle normative europee. Il produttore o importatore di pneumatici deve essere garante del fine vita dei prodotti. Quindi cosa succede una volta che li stacchiamo dalle nostre automobili? Ecco, lì interveniamo noi, un gruppetto di 9 persone che ogni mattina si alzano e devono correre tanto, perché devono portare a raccolta e avviare a riciclo 1000 tonnellate di pneumatici al giorno, dalle Alpi a Lampedusa, su tutto il territorio nazionale.
per farne cosa? Perché 1000 tonnellate di pneumatici sono 85-90 autotreni con rimorchio pieni di pneumatici, quindi sono tanta roba, come si suol dire. Ecco, noi il nostro compito è quello proprio di avviare progetti e attività per poter dare loro una nuova vita, perché a differenza della carta o della plastica o del vetro, non possono rientrare nel ciclo di produzione dei pneumatici, perché la gomma, una volta vulcanizzata, mantiene questa sua caratteristica di estrema elasticità per moltissimo tempo e non è reversibile questo fenomeno. Pertanto non possiamo riportarli ai fabbricanti perché li rimettano nelle mescole per rifare i pneumatici, per cui andiamo a cercare con un'azione particolarmente intensa di studio e di esplorazione soluzioni e applicazioni dove la risposta elastica possa essere apprezzata. Ed ecco quindi che abbiamo una forte attività nella produzione di superfici sportive, superfici antitrauma, superfici destinate a regalare ai nostri campioni italiani le medaglie che hanno conquistato le Olimpiadi, perché la pista di atletica su cui si sono svolte era stata realizzata da un'azienda italiana con l'utilizzo proprio di recupero di pneumatici. Quindi la resa, la risposta del gesto atletico viene migliorata e assicurata. E questa, quella delle piste di atletica, quella dei campi da basket, quella dei campi da pallavolo, che hanno questa capacità di proteggere per esempio i microtraumi dei nostri atleti, e possono essere applicate nei quartieri delle nostre città. Quindi ecco un concetto di economia circolare, perché il pneumatico che viene staccato in una certa regione viene trasformato in un qualcosa che torna a beneficio del cittadino. Non solo, possiamo fare polverini da miscelare negli asfalti, quindi gli asfalti che, godendo quindi di una resa elastica, non si comprimono, non si fratturano, non si formano le buche, durano 4 volte di più e sono più silenziosi. C'è un abbattimento di 5 decibel rispetto al rumore di rotolamento dei pneumatici. Quindi eccoci qui, vedo di fronte a noi c'è l'università. Noi collaboriamo con studi proprio per andare a trovare quelle applicazioni anche impensabili, anche nel mondo animale, per quanto riguarda passerelle o stalli per l'ospitare gli animali, che sono chiaramente di natura più morbida, quindi benessere animale e garanzia di igiene. Una delle ultime applicazioni che abbiamo studiato insieme a una delle aziende presenti è una piastrella per comporre un campo da basket rimovibile, che quindi può essere montato, utilizzato e rismontato, e che ha le stesse performance dei campi professionali. Ecco, io sono solito dire che solo la fantasia ci impedisce di trovare il limite dell'utilizzo della gomma riciclata. Due numeri e concludo: noi in 10 anni abbiamo raccolto più di 2 milioni e 200 mila tonnellate di pneumatici, consentendo al nostro paese di risparmiare più di 1 miliardo e 150 milioni di euro nell'acquisto di materie prime. Abbiamo risparmiato 3 milioni e 300 mila tonnellate di emissioni di CO2 nell'aria, perché utilizzando un materiale che abbiamo già qui in Italia, senza dover andare a comprare materia prima all'estero, abbiamo risparmiato trasporti, abbiamo risparmiato lavorazioni, abbiamo risparmiato 15 milioni di metri cubi d'acqua. Quindi quando prima si parlava di gesti concreti, di gesti che confermano come l'economia circolare sia un qualcosa che predispone al risparmio delle risorse del nostro pianeta, che sono finite, come dice Greta, tanto per essere concreti. Ecco, quindi questo è l'impegno che Ecopneus ha nella società italiana. Ecco, solo una domanda: siamo evidentemente di fronte al mare e l'emergenza dei pneumatici abbandonati sui nostri fondali è un tema piuttosto noto. Voi ne avete misura? Avete idea di che emergenza stiamo parlando?
Allora, il fenomeno degli abbandoni è un fenomeno purtroppo molto trasversale, coinvolge sia la campagna che i laghi, i fiumi e il mare. È difficile monitorarlo, lo scopriamo quando qualcuno ci segnala che c'è un accumulo di pneumatici da qualche parte. Quindi noi e anche altri consorzi agiamo per andare poi a recuperarli, anche se c'è da dire una cosa. Forse sì, il pneumatico è brutto da vedere, però non rilascia sostanze inquinanti nell'acqua, anzi favorisce il ripopolamento di alcune specie di pesci e di alghe e coralli. E sono stati fatti degli esperimenti per cui, adesso senza voler dire che buttiamoli giù perché, però c'è un'ambivalenza, insomma è un fenomeno che se fatto in maniera studiata e controllata ci può dare anche dei risultati positivi, per vedere il bicchiere mezzo pieno come si diceva prima. Tornando alla risposta, no, chiaramente quando il cittadino, il sommozzatore o chiunque ci fa delle segnalazioni, noi si interviene, si va a pulirli ovviamente. Va bene. Grazie, grazie ancora. Vediamo un altro tema abbastanza spinoso con il prossimo ospite, cioè il tema della plastica, no? La plastica è un materiale talvolta un po' demonizzato perché magari non se ne conoscono le caratteristiche. E voi vi occupate proprio di questo, no? SP Plast, lei è il presidente Gianfranco Piras, SP Plast si occupa di materiali plastici dal 95 e lo fa investendo tantissimo in innovazione. Ecco, possiamo chiarire un po' il tema, no? Che c'è che non tutta la plastica evidentemente, no? Demonizzata. Assolutamente. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per avermi e averci invitati. Il tema della plastica è un tema importante, spendo soltanto una parola, come dire, per cercare di inquadrare bene chi sono e la nostra azienda chi è, senza tediarvi, spero. Io sono il presidente di SP Plast e il presidente della holding che si chiama XPP7 ed è una holding che è attiva nel mondo dei servizi della fornitura principalmente per la moda e per il lusso. Il tema dell'attenzione all'ambiente, il tema della sostenibilità è un tema citato anche in precedenza, assolutamente super interessante ed è un tema di attualità. Dobbiamo fare in modo, e magari poi specifico meglio dopo, che però non diventi un tema greenwashing. Magari mi farebbe piacere spendere due parole successivamente per dire che cosa significa greenwashing, magari non tutti lo sanno. Sì, noi ci occupiamo di plastica e sempre più l'attenzione, la consapevolezza, scusate, dei termini che anche in precedenza sono stati citati dagli altri ospiti del parterre. Mi scuserete, peraltro io ho un DNA finanziario, quindi credo di essere un soggetto ibrido, che va anche molto di moda il termine ibrido in questo momento, e quindi credo di poter spendere qualche parola raccontandovi dell'industria che serviamo e del quale forse immeritatamente sono presidente, e anche della parte della finanza. Sì, noi ci occupiamo di plastica, noi facciamo stampaggio di materiale plastico e facciamo stampaggio di materiale plastico rivolto ai più disparati settori, in particolare il settore prevalente, il settore della moda e del lusso. E sempre più siamo attenti a fornire prodotti e materiali che arrivano da plastica riciclata. Noi aderiamo a un protocollo che si chiama Global Recycle Standard, che semplicemente certifica il fatto che noi nei nostri prodotti, in quasi tutti i nostri prodotti, evidentemente non è possibile farlo in tutti i prodotti, utilizziamo del materiale riciclato. Abbiamo all'interno della nostra azienda un'attenzione spasmodica a tutto quello che è il green, utilizziamo energia verde come probabilmente molti degli interlocutori che sono oggi seduti qua intorno al tavolo a raccontare le proprie esperienze. E devo dire, con Ecopneus, dicevamo prima, stiamo sviluppando un progetto che già stato citato in precedenza, di questa piastrella che è ottenuta col 70% di polverino che deriva esattamente dalle gomme e dai pneumatici, che sono un grandissimo problema ambientale che in passato in altre esperienze ho già avuto modo di affrontare e di approfondire. Mi faceva piacere dire soltanto altre due parole sul tema della consapevolezza. Andrei un po' fuori, se volete, dal canovaccio e vi racconterei soltanto che il tema della consapevolezza, siccome gli interlocutori prima parlavano di consapevolezza del tema ambientale, devo dire che c'è sempre più consapevolezza. Temo che sia in questo momento
un tema un po' ristretto a quello che chiamiamo mondo occidentale o parte del mondo occidentale, ma credo che la strada sia tracciata e ci si debba arrivare. I nostri figli ci chiedono attenzione nei confronti dell'ambiente e noi, credo, utilizzando un termine che è un cliché, probabilmente dobbiamo lasciargli un mondo un po' migliore di quello che abbiamo trovato, dove forse non abbiamo danneggiato l'ambiente consapevolmente, come diceva Marco in precedenza, ciononostante però qualche danno l'abbiamo fatto e quindi è giusto cercare di rimediare. Ecco, noi attraverso le nostre attività, attraverso le nostre aziende, cercando di intercettare sempre di più anche la consapevolezza del consumatore, stiamo cercando di produrre prodotti, scusate il gioco di parole, che cercano di chiudere il cerchio. Il senso di economia circolare è esattamente questo, cioè utilizzare materiali di scarto, rifiuti che diventano, che prendono nuovamente vita e che possono essere utilizzati in altri prodotti. E questo, e concludo perché facevo un riferimento prima al termine greenwashing, non deve essere greenwashing. In occasione di un disastro petrolifero nei mari del nord, una grandissima compagnia petrolifera aveva cercato di recuperare, andando diciamo a pulire gli scogli dove il petrolio si era riversato. Ecco, allora, io non sono talebano su questi temi, però devo dire che cerco di appropriarmi di quello che disse in quel tempo l'allora presidente di Greenpeace. Loro devono fare un intervento un po' serio, non deve essere un intervento di greenwashing, non bastava passare lo straccio sullo scoglio per pulire lo scoglio e apparire quindi come un'azienda che aveva risolto in questo modo il problema che aveva causato. Anche noi con le nostre aziende non possiamo permetterci un approccio greenwashing, dobbiamo andare a fondo e noi stiamo cercando di fare esattamente questo con le aziende che in questo momento rappresento e con tutte le altre aziende che sono, credo, in questo momento rappresentate sul parterre. Grazie. Grazie del suo intervento. E adesso veniamo con Alessandro Campagna, che è direttore generale del Salone Nautico e che ci ospita. Grazie intanto di averci dato questo spazio di confronto, come avete visto, anche abbastanza, no, potenzialmente esplosivo. No? Perché guardate fermo, me? Perché sono polemico. Fermo, che passo? Poi vieni qui te. No? Ma perché è interessante discutere delle cose, no? Cioè, dalle discussioni nasce l'energia che occorre per affrontare le cose. Bravissimo. Qua ci voleva l'applauso, però posso dire, uno. Signori, tu che dovresti essere dalla mia parte, un applauso, cioè tiralo, fai qualcosa. Era pericoloso avere le iene qui oggi, lo sapevamo, ci avevano preparati, vabbè, insomma ci sta. E, dottor Campagna, siamo nella cornice giusta, perché ho seguito naturalmente gli eventi dei giorni scorsi, gli interventi del ministro, insomma è evidente che quest'anno l'attenzione per il mare, la salute del mare, l'ambiente, in un evento come questo che mette insieme gli utenti del mare e le aziende che producono prodotti è fondamentale. Come è cambiato il vostro approccio? Cosa ci state mettendo lato vostro? Tanto buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per questa opportunità. Prima di entrare un po' sul ragionamento, lasciatemi fare un ringraziamento a Yamaha. Non sono loro a dover ringraziare me, ma io a ringraziare loro, nelle persone del dottor Colombo e di Colombi e di Sara Radin, perché quando ci siamo incontrati qualche tempo fa, no, Yamaha mi dice: abbiamo un'idea, te ne vorremmo parlare, e ci siamo seduti attorno a un tavolo e l'energia ovviamente che c'era su questo progetto è stata subito contagiosa, ma quello che mi piace sottolineare è la concretezza di questo evento. È bello discuterne, si discute quando c'è contenuto, quando non c'è niente su cui discutere vuol dire che non si sta parlando di tanto. Allora possiamo andare avanti tutta la sera a discutere per quanto mi riguarda. Tempo, siate buoni, non abbiamo tempo, grazie. Perché il tema della sostenibilità ovviamente è un tema fondamentale, importante, ma anche pericoloso dal nostro punto di vista. Spesso quando ci troviamo a discutere con il nostro team di comunicazione, di marketing, dici sostenibilità, spesso può essere un terreno dove, passatemi il termine, può essere passato da un'azienda come un po' un disco di vendita, siamo sostenibili e quindi comprateci, no? E quindi per noi avere la capacità di poter avere questa risposta concreta di un evento così importante, che dà effettivamente la misura di un esempio alle generazioni successive
di come dovremmo diventare, di come ci dobbiamo comportare per essere così, è assolutamente, come dire, il piacere più grande di aver avuto questo evento con noi. Dal punto di vista del salone lo possiamo dividere un po' in due ambienti, no? Noi abbiamo, l'avete detto in introduzione, una doppia faccia, siamo sia Confindustria Nautica, quindi rappresentiamo il mondo della produzione dell'industria nautica, dall'altra parte siamo organizzatori del salone nautico. Questi giorni abbiamo avuto, il salone è una piattaforma fondamentale, è il momento concreto dell'anno in cui si mettono a terra tutti i valori di costruzione per gli indirizzi futuri, sia dal punto di vista governativo e quindi normativo, sia dal punto di vista dell'impegno delle aziende. Oggi in salone, lo diceva prima il dottor Bogliani, 99 su 100 qui dentro risponderebbero di sì, è corretto, 100% delle aziende rispondono di sì. Non è facile, il prodotto barca è un prodotto estremamente ancora, chiamiamolo artigianale, evoluto, non è industriale, non ha un processo, una filiera di costruzione spesso standardizzata, è molto customizzata sull'esperienza, sulla richiesta del cliente e quindi non è facile adattare dei processi. Però ci sono dei casi di eccellenza con studi di riciclaggio delle materie per produrre gli scafi, per produrre delle attività, per ridurre ovviamente le emissioni di CO2, che stanno andando verso questa direzione di concretezza e di completezza che credo arriveranno nel breve giro di poco tempo. L'altro aspetto importante è la costruzione del salone nautico, questo è un aspetto molto difficile, questo è anche un po' il mio terreno, questo è un evento temporaneo. E la temporaneità di un evento è molto difficile da controllare, no? Noi non possiamo fare un investimento per mettere qui al posto della moquette un pavimento. E potete mettere quelli con i pneumatici, vedi, la prossima volta. Non hanno ancora un costo accettabile per la sostenibilità della nostra finanza, però ci stiamo arrivando perché ci stiamo studiando. Però ogni volta che all'interno del nostro processo di decisione lavoriamo su un allestimento, lo guardiamo sempre dalla prospettiva della sostenibilità. Vi faccio un esempio concreto, già che siamo qua a questo teatro. Normalmente questa parete qui qualche anno fa veniva allestita con dei pannelli di tamburato, non so se conoscete il classico pannello di tamburato, che alla termine del salone veniva buttato giù con la ruspa, bellissimo, si creavano dei cumuli immensi di macerie qui all'interno del salone e tutto veniva portato via. Oggi questa roba qua noi invece abbiamo scelto di spendere di più, ma è sostenibile perché questi pannelli sono fatti in tessuto riciclabile, quindi poi l'azienda se la porterà a casa. Dietro ci sono dei pannelli, sono dei telai in acciaio modulari, quindi potranno essere stacchi pure. È vero. No, volevo controllare, giusto controllare. È rischiosissimo. Ma non è vero. Quindi possono essere staccati, l'azienda di allestimento se li riporta a casa, un riciclo di lavaggio per riutilizzarli ovviamente. Beh, giusto, perché poi secondo me moltiplicato per tutti gli stand fa una differenza enorme. Ovviamente il video wall non viene buttato via, ma viene riciclato, quindi questa cosa qui non lascia a terra niente. Quindi questa cosa qui è un impegno, come dire, del salone a voler dare un esempio. A voler dare un esempio di trend verso anche gli altri espositori che magari non hanno conosciuto questa tecnologia ma la vedono, la apprezzano all'interno del salone e quindi fai un po', come dire, da stimolatore, da collettore nei confronti della community ad andare verso questa direzione. Quindi questi sono i passaggi concreti che noi stiamo attuando. Grazie. Grazie. Con verifica diretta sul campo. Naturalmente, abbiamo detto. Adesso lo leghiamo alla sedia e gli togliamo il microfono, questa è la prossima opzione. Comunque finisce sempre con qualcuno che mi vuole togliere il microfono, o per un motivo o per un altro. È il tuo destino, Matteo, il tuo destino. Grazie del vostro intervento e grazie ancora di ospitarci. Leggo una radio, il più grande media network italiano a occuparsi di temi della sostenibilità. Dal 2000 il punto di riferimento alla sostenibilità in Italia, con una community di 5 milioni di persone. Negli anni LifeGate ha supportato oltre 5.000 aziende con attività di consulenza, integrando la sostenibilità nei loro processi. Mi fermo qui, non leggo più, riprendo qualcosa che è stato detto prima, e cioè che la sostenibilità prima o poi passerà di moda.
è così? Voi che lo raccontate dal 2000, è 21 anni che lo state facendo. Sì, era il 28. Enea Roveda, scusatemi, amministratore delegato del gruppo LifeGate. Sì, buongiorno a tutti. Sì, era il 28 aprile del 2000, partivamo con questa iniziativa appunto che si chiama LifeGate e tutti ci davano per matti perché volevamo costruire un'azienda che fosse people, planet e profit, cioè che potesse creare valore, profitto, valore economico, ma allo stesso tempo valore sociale e valore ambientale. Erano gli anni in cui la parola sostenibilità non esisteva ancora, si parlava un po' di ecologia. Arrivavamo da una storia precedente, mio padre è stato fondatore di Fattoria Scaldasole, che è stata la prima azienda nel mercato alimentare biologico a entrare nei supermercati all'inizio degli anni 80, poi quando l'azienda è stata ceduta abbiamo deciso insieme di partire su questa nuova avventura. Cioè l'idea era quella di portare da una parte al grande pubblico i temi e quindi portare consapevolezza sulla sostenibilità, ma facendolo non più attraverso un prodotto fisico che potesse raccontare questi argomenti, ma attraverso un network di comunicazione che in Italia non esisteva. Esistevano televisioni, radio, media, ma che generaliste parlavano di altro. E dall'altra parte iniziare a fare dei servizi per aiutare le altre imprese nei vari settori ad cambiare il loro modello di sviluppo, perché portare la sostenibilità in azienda non vuol dire mettere una pezza, fare charity o fare qualcosa per ripagare o pulire lo scoglio, ma significa rivedere il proprio modello sotto gli aspetti proprio people, planet e profit. E ecco, fantascienza. Ho iniziato 21 anni fa, avevo i capelli lunghi e i boccoli e il risultato lo vedete da soli. È stato faticoso. Molto faticoso fino al 2015, nel senso che per i primi 15 anni erano solo alcune grandi multinazionali, perché in alcuni paesi, anche da Oriente tra l'altro, e in altri paesi magari gli argomenti di sostenibilità erano un pochettino più avanti rispetto all'Italia. Poi l'Italia ha iniziato a prendere terreno e anzi adesso ho la fortuna di aver visto e aver lavorato appunto, ho lavorato con oltre 5.000 aziende in questi anni e ho avuto la fortuna di potermi rendere conto come i vari settori si sono mossi su questi argomenti. Prima avete parlato di automotive, l'automotive è stato uno delle prime aziende, uno dei primi settori con il quale abbiamo lavorato, ma era un'azienda nel mondo dell'automotive che si muoveva su questo, poi sono arrivate tutte le altre, così come in molti altri casi. E sono sicuro nel risponderti a quella domanda che sono certo del fatto che non sia una moda, perché come ne ero sicuro nel lontano 2000, se no non avrei investito tutto quello che avevo in questa avventura, perché la sostenibilità è un'esigenza che è nata dall'uomo nel corso di tanti anni. La storia, se non voglio tenervi qua un'ora a parlare di questo perché sarebbe da approfondirla molto bene, ma arriva dal grande aumento demografico che abbiamo avuto dalla seconda rivoluzione industriale ad oggi. Siamo passati da 1 miliardo di persone a 8 miliardi di persone ormai in uno sputo di tempo. Ci avevamo messo 5.000 anni per arrivare a 1 miliardo. E abbiamo in questo momento, c'è stato un susseguirsi di evoluzione tecnologica, siamo passati in pochissimo tempo senza praticamente accorgercene neanche a una terza rivoluzione che è stata quella appunto della tecnologia, della comunicazione, che ha cambiato completamente lo scenario. Ora veicoliamo le informazioni velocissimamente e con mezzi che fino a 15 anni fa erano anche impensabili. Ora le notizie ci arrivano sul cellulare, sui vari social media e quant'altro, senza nessun tipo di filtro, né da parte di istituzioni né da parte di aziende, e da lì è iniziata a nascere questa nuova esigenza che più che altro è trasparenza, perché prima parlavi di rispetto, no? La richiesta di rispetto da parte delle persone, del consumatore, del cliente, in generale dell'umanità nei confronti delle istituzioni e delle aziende, arriva da questa possibilità di avere una trasparenza, questo dovere di trasparenza. Ormai è molto difficile per le aziende, molto difficile per le istituzioni in generale celare i loro comportamenti. Quindi se vogliamo essere belle persone, belle aziende o bei politici, purtroppo dobbiamo cercare di comportarci come dovremmo, avendo rispetto delle persone e del pianeta. O meglio, cercando di adottare un modello di sviluppo che possa creare valore non solo economico, ma anche sociale ed ambientale. Un'ultima cosa, avete parlato di finanza e di moda, e questi due settori personalmente li ho visti arrivare alla fine del percorso,
molto dopo altri, ma con una responsabilità che è molto più alta e che ha permesso, tra l'altro, in questi ultimi 4-5 anni, non solo noi come LifeGate di crescere esponenzialmente anno su anno, ma di far crescere a livello mondiale, a livello globale, la sensibilità dalla parte delle persone e delle aziende, per due motivi. Il primo, perché il mondo della moda ha questa grandissima, appunto, responsabilità di poter muovere i modelli di riferimento delle persone. Pensate a quanto era figo, passatemi il termine, andare con un SUV 5000 diesel fino a qualche anno fa e quanto magari è un po' meno figo adesso. O magari è un po' più trendy avere un'auto elettrica o quant'altro. Ma questo, devo dire che il mondo della moda ha una grande responsabilità e lo sta facendo, si sta muovendo, ma l'ha fatto negli ultimi 2-3 anni veramente. Il settore della finanza sta spostando gli investimenti verso modelli, senza entrare in termini tecnici, ma verso modelli che rispettino l'ambiente e le persone. E lo sta facendo non perché sono il mondo della finanza sono dei santi, ma semplicemente perché sono accorti che le aziende che hanno un approccio più sostenibile sono più stabili sui mercati e negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, hanno dimostrato di guadagnare di più. Quindi, se guadagnano di più, il settore della finanza sposta questo, spostando gli investimenti su questi aspetti. Ovviamente le aziende, dalle grandi multinazionali, passando poi per tutta la filiera e anche le aziende, la piccola impresa italiana, si sta iniziando ad adottare alcuni comportamenti e questo sta portando valore, ed è proprio per questo motivo che la sostenibilità, secondo il mio punto di vista, non è una moda, ma è un trend che è in atto e che sta cambiando completamente tutto il modo di fare, di come sta in piedi la nostra economia. Questa è una notizia che ci rassicura. A proposito di notizie che ci rassicurano, ce n'è una che non ci rassicura affatto, e cioè che il Mediterraneo è uno dei mari più inquinati del mondo. Non so se questo dato vi giunge nuovo, ma purtroppo è così, per la morfologia, per il suo modo di essere chiuso, purtroppo è assediato da plastiche e soprattutto da microplastiche, quelle plastiche molto piccole che i pesci ingeriscono e che finiscono poi nella catena alimentare, perché a sua volta i pesci di cui talvolta ci nutriamo contengono al loro interno delle microplastiche. Ecco, brevemente, perché poi lo citeremo, perché è un progetto a cui Yamaha ha fortemente creduto e perché è un gesto, ancora una volta, a proposito di chi non vuole parlare di greenwashing, di aziende che credono di dover far qualcosa, in questo caso prendere la plastica dal mare e tirarla fuori. Che cos'è Plasticless, brevissimamente, che siamo poi in ritardo, ma che progetto è, da dove nasce, qual è la sua finalità? Sì, all'interno della divisione, diciamo, all'interno delle varie società che LifeGate ha e che ha portato avanti, abbiamo anche un'area dedicata ai progetti ambientali, proprio perché non vogliamo essere solo la società di consulenza o di, diciamo, agenzia di comunicazione su questi aspetti, ma vogliamo anche lasciare delle cose concrete sul territorio. E negli anni abbiamo lavorato su vari aspetti tecnici fondamentali, che sono appunto le emissioni di CO2, e quindi abbiamo lanciato nel lontano 2001 il primo progetto, votato come primo progetto al mondo, di calcolo e compensazione delle emissioni di CO2 tramite riforestazione. Però non ci siamo fermati lì, abbiamo lavorato tanto sul tema della biodiversità e anche sulla salvaguardia delle acque, e nel 2016 abbiamo lanciato appunto il progetto Plasticless. Che cos'è Plasticless? È un progetto che nasce con l'esigenza di portare sempre consapevolezza sul tema delle plastiche e microplastiche nelle persone, e devo dire che negli ultimi anni ci siamo, quantomeno in Italia, riusciti abbastanza, forse anche troppo, perché ormai la plastica purtroppo viene demonizzata, ma dal nostro punto di vista non deve essere assolutamente demonizzata come materiale, perché il punto è la plastica che arriva in mano in mare, come dicevi Roberto poco fa, arriva perché sono le nostre azioni quotidiane che fanno arrivare queste plastiche e microplastiche. Alcune volte sono anche azioni che non sono consapevoli, dal cotton fioc buttato nel gabinetto, piuttosto che il lavaggio di tessuti sintetici in lavatrice, che rilasciano delle microfibre e che finiscono in mare. Sta di fatto che io resto sempre positivo, perché sono d'accordo che ce la stiamo facendo, ce la faremo a risolvere i problemi e le cose che abbiamo combinato negli ultimi anni. Però sta di fatto che ogni giorno tonnellate e tonnellate, centinaia di tonnellate di plastica finiscono dalle coste italiane in mare, e arrivano tendenzialmente dalle grandi città, dalla bottiglietta oltre al tappo di plastica che ci cade per terra, poi finisce
quando piove finisce la fognatura e arriva poi nei fiumi e arriva direttamente al mare. Quindi Plasticless nasce inizialmente per sensibilizzare le persone alle proprie azioni, dall'altra parte abbiamo fatto uno scouting internazionale di tecnologie che potessero in qualche modo aiutare a questo problema, a risolvere il problema. Abbiamo scelto questi Seabin, questi cestini del mare, forse li avrete visti in qualche porto, solo in Italia ne abbiamo piazzati oltre un centinaio, ma anche in Svizzera, in alcune darsene di laghi, o li abbiamo messi in Grecia, in Francia, in Inghilterra. E questi cestini fanno il lavoro praticamente del personale di portuale che ogni tanto va col retino a raccogliere i pezzi grossi. Questi invece, questi cestini assorbono le microplastiche, anche quelle piccolissime che sono le più dannose e che vengono mangiate dai pesci, per 24 su 24. E tra l'altro questi, anche qui a Genova ce ne sono credo tre, mi sembra. E questi cestini servono anche per fare un sacco di attività legate alle aziende, quindi eventi piuttosto che eventi con le scuole, quindi tante attività di sensibilizzazione sul territorio. E grazie a tutti i relatori e grazie a voi di averci ascoltato fino adesso. Buona giornata, grazie.